appunto in questo nuovo video, in questo video proveremo insieme questo rossetto. Questo qui ha col packaging a forma di cuore. Questo rossetto l'ho comprato in un negozietto che c'è nella mia città, e questa marca devo dire che non ho nulla come prodotti. Questa marca si chiama Donna e si chiama il rossetto, come vedete è sempre sul nude rosato, più rosa che nude, comunque più mi piaceva. Se non ricordo male, di questo rossetto ce n'erano di tanti colori, e questo rossetto infatti si chiama Plumping Lip Matte Permanent, si chiama così. Allora, vi posso dire che mia sorella ha già provato e ha detto che è difficilissimo da stendere e poi super difficile da togliere. Andiamo a provarlo insieme. Allora, voglio prima farvi vedere il colore. Come vedete, il colore è questo qui. Sembra bellissimo, molto bello. Adesso andiamo a vedere come mi sta sulle labbra. Allora, devo premettere che è la prima volta che lo applico, quindi adesso lo applico e poi ne parliamo insieme, perciò mi scuso in anticipo per l'applicazione che non sarà al massimo. Allora, ecco il rossetto applicato. Mi ha detto che l'applicazione sarebbe stata il massimo, però devo dire che è un po' appiccicoso quando rimette le labbra una contro l'altra. Vedete che se io faccio così poi faccio fatica ad aprirle, e è molto difficile da stendere. Il colore mi piace,
La durata, anzi, credo che sia anche non trasferta. Adesso facciamo anche la Facciamo subito, vai. prova. Scusate, era mio papà. Quindi non trasferte. Anche se l'ho bagnato con la saliva, non viene via. Devo dire che sì, è un ottimo rossetto. Ha un'ottima resistenza. Poi farò anche, magari lo riapplicherò un'altra volta e farò anche un video sulla durata di questo rossetto, anche, o anche di altri rossetti, appunto. Quindi di questo rossetto vorrei farvi un video sulla durata. Però quello che vi posso dire adesso è che come rossetto mi piace. Se è molto resistente, è difficile da stendere e quindi per ora vi posso dire solo questo, perché poi altro non ho provato. Adesso non l'ho applicato proprio benissimo perché volevo solo provare come stava. Però quando farò il video sulla durata ve lo... Allora, io ho qua una salvietta, adesso vi faccio vedere, anche che non si toglie facilmente. Vedete? Non l'ha scalfito neanche di una virgola, soltanto tolto un po' di colore, ma è rimasto lì dove ho fatto lo swatch. Quindi è molto molto resistente. Ma davvero davvero tanto, e quindi questo è quello che vi posso dire. Se questo video appunto vi è piaciuto, mettete mi piace, scusate, commentate e potete anche condividere. Se invece volete seguirmi su YouTube e non siete ancora iscritti, vi invito a iscrivervi perché troverete sempre nuovi video con nuovi consigli e nuovi prodotti da provare insieme. Io ho detto questo, vi rimando alla schermata prima della sigla, che trovate tutti i miei link, basta che li scriviate su Google e li trovate. Io detto questo, vi saluto e vi ringrazio per essere stati con me fino a qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!